Giornata di lezione speciale a Fiames per gli studenti delle scuole elementari e medie di Cortina d'Ampezzo con i finanzieri del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e il personale del Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto. I piccoli alunni hanno potuto assistere ad una dimostrazione di soccorso alpino in valanga. Situazione che è prevista nell'ambito del protocollo che noi abbiamo con il Soccorso Alpino e ci serve per testare la nostra capacità di intervenire nel caso di calamità che possono succedere in montagna durante il periodo sia invernale che estivo. E in questo caso abbiamo impiegato anche il nostro mezzo aereo, che è l'elicottero della sezione aerea della Guardia di Finanza di Bolzano. Una cosa particolare è che a questa esercitazione hanno assistito anche circa un centinaio di ragazzi dell'Istituto Comprensivo del Duca d'Aosta di Cortina, il quale hanno potuto vedere come si opera sul campo quando vi sono delle calamità. Assistere alle operazioni di intervento dell'unità cinofila con l'elicottero, ma anche testare in prima persona gli strumenti e l'attrezzatura che i soccorritori utilizzano nelle fasi di ricerca e soccorso, variegata e altamente formativa l'esperienza vissuta per i giovani alunni. I nostri militari del soccorso alpino sono molto specializzati, loro si esercitano giornalmente, si può dire, poi le esercitazioni congiunte con il CNSAS le facciamo mensilmente, per cui anche il fatto di fare queste esercitazioni verso una platea, insomma, di giovani, ecco, è una cosa che sicuramente da una parte ha uno scopo, insomma, didattico, divulgativo, e anche quello, perché no, magari di far vedere appunto come si opera, magari anche di instillare un po' di curiosità in queste nuove leve che magari possano un giorno poter intraprendere, avere la volontà di intraprendere questa professione.